Eccoci qui, appena terminato il convegno SNADIR sull'ultimo libro di Orazio Luscica, presidente del sindacato, primo sindacato dei docenti di religione. Si sono affrontate varie tematiche, tra cui anche l'importanza della religione, che a torto viene considerata catechismo. Cosa ci dice a questo proposito Luscica? Ma chi la considera come catechismo è perché non conosce i motivi per cui l'insegnamento della religione è a scuola. Ecco, l'insegnamento della religione è a scuola perché è riconosciuto il valore della cultura religiosa, perché il patrimonio storico del popolo italiano è inzuppato del cattolicesimo. E questo insegnamento, l'insegnamento della religione, entra nel quadro delle finalità della scuola, per cui è impartito secondo le modalità prettamente scolastiche, non catechistiche. È chiaro che avendo finalità scolastiche è anche ovvio che tale insegnamento deve avere un numero di ore congruo per poter offrire ai nostri Voi studenti un insegnamento abbastanza avete adeguato come, e certo, adeguato a quella che è l'offerta formativa. Voi formale. come SNADIR proponevate una maggiorazione di ore di religione? Ma certamente le ore di religione nella scuola secondaria, un'ora settimanale, è poco, bisognerebbe almeno aumentarlo a due per permettere ai nostri insegnanti di offrire agli studenti e alle famiglie un insegnamento davvero efficace per permettere ai nostri ragazzi di acquisire sempre più competenze anche dal punto di vista della senso, significato e quindi dal punto di vista della interpretazione dell'esistenza, dell dare loro delle chiavi interpretative della vita per vivere meglio la loro esistenza. Ma avete intenzione di presentare proprio un progetto a questo proposito, una proposta al Ministero anche? Sì, noi abbiamo intenzione di proporre nel prossimo provvedimento che sarà disponibile di revisione delle ore di insegnamento un aumento delle ore, chiaramente. Delle ore per la secondaria, la primaria già abbiamo le 2 ore che soddisfano chiaramente le esigenze di didattica. Bene, ringraziamo Orazio Luscica, presidente SNADIR. Grazie a voi.